Buon pomeriggio, benvenuti alla prima conferenza stampa prepartita della stagione. Possiamo iniziare, Cenzi, Roma Radio. Buon pomeriggio, mister. Ci racconta le sue emozioni per la prima ufficiale da allenatore della Roma all'Olimpico? Buongiorno a tutti. Eu já vivi essa experiência no último jogo, obviamente que vai ser o primeiro jogo do campeonato. Aquilo que posso dizer é que estou, obviamente, bastante motivado, entusiasmado e confiante para esta partida. Vamos jogar em casa com os nossos adeptos a apoiar-nos. Acho que é a situação ideal para iniciarmos o campeonato. Beh sì, ho già vissuto questa esperienza nella prima partita all'Olimpico, questa sarà la prima partita ufficiale, sono molto motivato, entusiasta e fiducioso, giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi che ci sosterranno e direi che è lo scenario ideale per iniziare la stagione. Serafini, Roma TV. Salve mister, dal primo giorno di allenamento al giorno della vigilia, all'esordio, quanto è migliorata la squadra nelle sue idee di calcio? Eu acho não. Tenho a certeza que a equipa tem vindo a evoluir positivamente ao longo desta pré-temporada. Obviamente que os jogos de treino foram feitos também com equipas de diferentes níveis. Agora, é um facto que sinto que a equipa está a evoluir e que está preparada para este primeiro jogo. Obviamente que há ainda muito a trabalhar, estamos num processo, no início de um processo, eu espero que a equipa continue a evoluir, mas nós estamos preparados para este primeiro encontro. Sono sicuro che la squadra sia cresciuta, che abbia avuto un'evoluzione positiva durante il pre-campionato. Poi è evidente che in quella fase abbiamo affrontato partite contro avversari di livello diverso, ma sento, percepisco che la squadra stia crescendo e che arriva pronta a questa prima partita. Evidentemente siamo soltanto all'inizio di questo processo, per cui c'è ancora molto da lavorare, ma sicuramente la squadra è pronta. Mangiante, Sky Sport. Salve. Vorrei parlare con lei di Dzeko, perché lei ha avuto un ruolo chiave, secondo me, per far sentire molto importante Dzeko quest'estate e per fargli cambiare un po' quella volontà, no? Che sembrava appunto fosse di andare via dalla Roma. Qual è il significato ora di sapere, di poter contare su Dzeko per il presente e per il futuro? Obviamente que fiquei muito satisfeito com a permanência do Dzeko, mas eu vou-lhe confessar que desde o primeiro dia que iniciei aqui, que estive plenamente confiante que o Dzeko ia permanecer connosco. E obviamente que a renovação dele me deixa satisfeito. Era um desejo meu que ele permanecesse. As coisas foram evoluindo de maneira a que ele ficasse, mas como disse, eu acreditei desde o primeiro momento que o Dzeko ia ficar connosco. É um jogador importante para a equipa e obviamente que todos nós, não só eu, todos nós ficámos satisfeitos com o facto de o Dzeko ter renovado. Sono stato molto felice della permanenza di Dzeko, ma devo confessare che dal primo giorno in cui sono arrivato ero fiducioso che Dzeko sarebbe rimasto con noi. Il suo rinnovo mi lascia evidentemente soddisfatto perché era un mio desiderio. Le cose si sono sviluppate in un modo tale per cui hanno avuto un esito positivo, ma ripeto, ho sempre creduto che sarebbe rimasto con noi. È un giocatore molto importante per noi. Ed è un piacere non soltanto per me ma per tutti che lui sia rimasto. Una domanda su Gianluca Mancini, uno dei nuovi acquisti. Domani sarà lui il titolare contro il Genoa e se l'arrivo di un difensore centrale rimane sempre la sua priorità? Come è sabido, noi non abbiamo segreti acerca disso. Nós temos procurado um defesa central.
mas nós queremos um defesa central que venha acrescentar qualidade, um jogador com experiência, e isso obviamente não é fácil. A sociedade, o nosso diretor Petrachi e eu temos falado muito sobre essa questão, e há aqui uma coisa que para mim é fundamental. Nós não queremos trazer mais um, nós queremos trazer um jogador que venha acrescentar qualidade à equipa, e eu acho que temos que ser criteriosos nessa escolha. E jogadores com estas características não são fáceis de encontrar. No entanto, nós estamos atentos e estamos a trabalhar para que isso seja uma realidade. Em relação ao Mancini, o Mancini chegou este ano à Roma, é um jovem, está a evoluir, jogava numa forma completamente diferente daquela que eu quero, está a se adaptar muito bem. Agora, posso confessar que amanhã não vai iniciar o encontro. Amanhã a dupla de centrais vai ser o Fázio e o Jesus. Beh, per quanto riguarda la questione dell'arrivo di un difensore centrale, non è un segreto che la Roma stia cercando un difensore centrale, ma cerca un difensore centrale che abbia esperienza e che migliori la qualità di questa squadra. Evidentemente non è facile, di questo abbiamo parlato a lungo con il direttore Petrachi, perché entrambi non vogliamo prendere un difensore tanto per prendere un difensore, ma che sia un giocatore che possa migliorare la qualità di questa rosa. Quindi è importante che sia una scelta ponderata, una scelta fatta con criterio, e non è facile trovare un giocatore con queste caratteristiche, pertanto restiamo allerta e qualora si presentasse l'occasione, no, per essere pronti a tramutarlo in realtà. Per quanto riguarda Mancini, è un calciatore giovane che appena è arrivato quest'anno alla Roma, un giocatore che sta crescendo bene, un giocatore che era abituato a giocare con un sistema di gioco diverso da quello che io chiedo, è un giocatore del quale sono soddisfatto per l'evoluzione che sta avendo. In ogni caso, ecco, domani la coppia di centrali sarà Fazio e Jesus. Benvenuti Mediaset. Buonasera, eccomi qua. Raccogliamo così dai giocatori grande soddisfazione, grande magnetismo, grande energia che lei sta trasmettendo, no, alla sua squadra. Il prossimo step è convincere anche i tifosi, e mi permetta il paragone, ovviamente esagero, essere un po' il Conte della Roma. Insomma, lei se la sente di, cito Conte perché è un allenatore che qui è stato avvicinato a questa piazza, ecco, ovviamente siamo tutti felici di avere lei, se la sente di fare questa scommessa su se stesso, mister? Scusa. Sì, no, l'ultima parte è una apposta. Você tem a confiança para fazer uma aposta consigo mesmo, ter êxito aqui na Roma, e se pode ser tornar-se um conte da Roma, porque o conte foi associado à Roma? Eu não sei se posso chamar aposta. Agora, eu tenho a minha crença, aquilo em que acredito, e que não restem dúvidas que eu vim para a Roma com grande ambição. E como eu falo desde o primeiro dia, eu acredito que nós vamos ser uma equipa forte, nós vamos ser uma equipa que vai lutar sempre com todas as equipas até ao último minuto, que vamos ser uma equipa que vai orgulhar os seus adeptos. E, obviamente, se isto acontecer, eu acho que os resultados virão naturalmente. E eu não preciso de fazer apostas comigo, porque eu trabalho com grande convicção de que é possível nós fazermos algo de especial, como eu tenho sempre dito aqui. Ma non so se la chiamerei una scommessa con me stesso. Quello che vi posso garantire è che io credo in me stesso, nel mio modo di lavorare. Vi assicuro che sono venuto qui con grande ambizione dal primo giorno. Credo fermamente che siamo una squadra forte che lotterà con tutti fino all'ultimo minuto e che renderà orgogliosi i propri tifosi, e se tutto questo si verificherà i risultati saranno una conseguenza. Ecco, quindi pertanto non ho la necessità di fare una scommessa con me stesso, perché siamo qui per lavorare con convinzione di fare qualcosa di speciale qui. Lengua, il messaggero.
Buonasera Fonseca. Negli ultimi giorni si è parlato di Riccardi perché sarebbe potuto entrare in una trattativa per portare Rugani appunto alla Roma, una trattativa con la Juventus. Le chiedo se lei sarebbe disposto a sacrificare un giovane come Riccardi. Bem, para já dizer que comigo ninguém falou sobre isso, portanto, eu acho que não foi posta essa possibilidade até ao momento, porque se tivesse sido posta já teriam falado comigo. E como eu estou em total sintonia com a sociedade e com o diretor Petrachi, essa questão não se coloca neste momento. Agora, sobre o Riccardi. É verdade que toda a gente deposita grande esperança neste jovem talento. Eu tenho que dizer que ele iniciou a época lesionado, treinou muito, muito pouco tempo connosco. Eu preciso de conhecê-lo melhor. Acredito que é um grande talento, do que já vi, percebe-se que é um jogador que tem talento. Agora, também não acho justo que esteja a criar esta pressão num jovem jogador como ele, já a fazer-se comparações com outros jogadores, quando é simplesmente um jovem. Ele tem é que crescer, tem que trabalhar para evoluir, e como eu disse, eu preciso de conhecê-lo bem melhor. Dice, beh, innanzitutto per il momento nessuno ha parlato con me di questa questione, quindi evidentemente la questione non è mai diventata concreta, altrimenti me ne avrebbero parlato, essendo io in piena sintonia con il direttore Petrachi. Per quanto riguarda il ragazzo Riccardi, è un calciatore nel quale tutti depositano grandi speranze. Devo dire che all'inizio di questo precampionato è stato infortunato, non si è allenato molto con noi, pertanto ho bisogno di conoscerlo meglio, ma è indubbiamente un calciatore che ha talento. Però ecco, trovo anche ingiusto mettere così tanta pressione su un ragazzo giovane come lui, iniziare a fare paragoni con altri calciatori. È un ragazzo giovane, un calciatore giovane, di talento, che deve crescere, continuare a lavorare per migliorare, e come dicevo anch'io ho bisogno di conoscerlo meglio. Maida, il Corriere dello Sport. Buongiorno. Buongiorno. Se abbiamo capito bene, la Roma potrebbe cominciare il campionato con la stessa squadra dell'anno scorso, più il portiere nuovo, che è Paolo Lopez, e però senza tre, che erano giocatori molto importanti della scorsa Roma, cioè Manolas, De Rossi e El Shaarawy. Le vorrei chiedere, e mi scusi se glielo chiedo tornando sul mercato indirettamente, se è soddisfatto della squadra che finora le è stata messa a disposizione, e legandomi a questo tema si parla anche di una possibile partenza di Schick. Secondo lei come mai Schick ancora non è riuscito a esprimere il suo valore, il suo talento? Grazie. In relazione alla prima questione, sto plenamente soddisfatto con il plantel che tengo. Os jogadores têm respondido sempre muito positivamente àquilo que tem sido o trabalho diário, têm revelado sempre a grande abertura em relação àquilo que são as minhas ideias, e eu estou plenamente satisfeito com todos eles. Em relação ao Chico, obviamente que tem aqui uma concorrência muito grande, que é de Dzeko. Obviamente tem sido um jogador que não tem sido muito, muito utilizado. Relativamente àquilo que eu posso falar, o Chico está connosco, está hoje aqui connosco para treinar, vai estar no jogo. Obviamente que há jogadores que se adaptam melhor às características do meu jogo, há outros que levam mais tempo. Provavelmente Chico é um desses jogadores que tem precisado de mais tempo para se adaptar ao nosso jogo, mas amanhã está aqui pronto para se for necessário jogar. Cioè, per quanto riguarda la prima questione, sono pienamente soddisfatto della rosa a mia disposizione. I calciatori hanno risposto bene nel lavoro quotidiano in allenamento, con grande apertura rispetto alle mie idee, quindi sono contento e soddisfatto di tutti. Per quanto riguarda Schick, è chiaro che qui ha una concorrenza molto grande, rappresentata da Dzeko, pertanto non è stato utilizzato moltissimo, ma quello che posso dire in questo momento è che lui
adesso è qui con noi, si allena, domani sarà convocato e poi ecco, più in generale ci sono giocatori che necessitano di più tempo per adattarsi a quello che io richiedo, altri meno, probabilmente Schick rientra tra quelli che hanno bisogno di più tempo, ma ripeto, domani sarà convocato e pronto se ci sarà la necessità di schierarlo. Pugliese, la Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Io le volevo chiedere, quest'anno il centrocampo è cambiato molto sia come modo di giocare sia come uomini. Lei ha lì in mediana Pellegrini, Diawara, Cristante, Veretout. Ecco, di questi quattro, chi è quello che secondo lei può fare il regista in modo migliore per il suo calcio? Io tenho que confessar, tenho aqui uma, como dizemos em português, uma grande dor de cabeça. Mas é uma dor de cabeça positiva, porque nós temos quatro jogadores no meio-campo de grande qualidade, todos eles de grande nível. É preciso perceber que Veretout começou a treinar há muito pouco tempo e está um pouco atrasado em relação aos outros três, mas é um setor da equipa onde eu tenho muita dificuldade em escolher. Agora, também tenho que dizer que o Cristante fez uma grande pré-temporada. Foi aquele jogador que assimilou mais rápido as nossas ideias e amanhã vai jogar. O Pellegrini chegou mais tarde, o Diawara chegou mais tarde também, mas são dois jogadores que rapidamente perceberam também, são jogadores inteligentes, a nossa forma de jogar. E são jogadores, estes quatro, fundamentais na nossa equipa. A competitividade nesta posição é enorme, mas é uma coisa que é altamente positiva para mim e eu acredito que vou, todos os jogos, ter muita dificuldade em escolher dois deles para jogar, porque eles são realmente jogadores de grande nível. Sì, devo confessare che questa è una zona del campo che mi procurerà, come diciamo in portoghese, un grande mal di testa, ma un mal di testa positivo, perché sono quattro giocatori di grande qualità, di grande livello. Poi, ecco, analizzandoli singolarmente, Veretout ha iniziato ad allenarsi da poco a causa dell'infortunio, quindi è un po' indietro fisicamente rispetto agli altri tre, però ecco, sono sicuro che avrò sempre delle grosse difficoltà a scegliere due giocatori in questo ruolo. Detto questo, Cristante ha fatto un grandissimo precampionato, è il giocatore che ha assimilato più rapidamente le nostre idee e domani partirà titolare. Invece per quanto riguarda Pellegrini e Diawara sono arrivati più tardi, ma anche loro si sono adattati rapidamente, hanno capito quello che cerchiamo da loro. Sono due giocatori molto intelligenti, tra l'altro questo è un ruolo per il quale questi centrocampisti in questa posizione sono giocatori pedine fondamentali per noi. È una zona del campo, come dicevo, dove la concorrenza è enorme, ma è un fattore estremamente positivo per me, ed ecco, sono sicuro che avrò sempre difficoltà a scegliere i due titolari su quattro, perché tutti e quattro sono giocatori di grande livello. Biafora, il tempo. Buonasera. In rosa ci sono soltanto tre esterni puri, Under, Kluivert e Perotti. Interverrete in quel ruolo oppure con l'arrivo di Zappacosta state pensando di spostare con continuità Florenzi davanti? Grazie. È una possibilità. È una possibilità. Ovviamente che noi già tentammo durante os treinos Florenzi giocare in quella posizione e la risposta dele tem sido positiva, portanto può acontecer naturalmente. Sì, è una possibilità, è evidente che l'abbiamo già provato in allenamento in quel ruolo e la risposta è stata positiva, quindi ecco, è una possibilità che può verificarsi. Moio, il romanista. Buon pomeriggio, mister. Lei prima ha detto che la Roma sta cercando un centrale d'esperienza in grado di migliorare la qualità della rosa. È arrivato al mercato però già Mert Cetin, difensore turco. Vorrei sapere se lei lo ha valutato in questi giorni di lavoro, se secondo lei può far parte della rosa del prossimo anno oppure andrà in prestito. E poi un flash su Veretout, visto che l'ha citato prima, se è pronto per essere convocato e se può giocare.
relativamente ao Vertud, embora esteja, não esteja ainda nas melhores condições físicas, porque teve algum tempo parado, mas vai ser, obviamente, convocado e se eu entender utilizá-lo durante a partida, está em condições para o fazer. Relativamente ao Setín, aqui surgiu uma oportunidade de um jovem jogador que foi visto por nós, pelo clube, e todos nós tivemos uma ideia muito positiva acerca do jogador. Tem características nas quais nós acreditamos. Agora, é um jogador claramente para o futuro. Vamos ver o que é que vai acontecer. Neste momento está aqui connosco a iniciar os trabalhos, a perceber também a nossa forma de jogar, mas é claramente uma aposta para o futuro. Sì, per quanto riguarda Veretù, sebbene non sia nelle migliori condizioni fisiche, come dicevamo, perché è stato fermo per un po' di tempo, sarà chiaramente convocato e se domani lo riterrò opportuno, a un certo punto potrei anche schierarlo. Per quanto riguarda invece Cetim, si tratta di un'occasione, di un'opportunità che è sorta, che si è presentata, di un calciatore che era stato visto e notato da noi, dal club, e che ha delle caratteristiche fisiche nelle quali chiediamo, ma è chiaramente un giocatore per il futuro, vedremo che cosa succederà, per adesso è con noi, si sta allenando con noi, sta cercando anche di capire che cosa chiediamo da lui, però ecco, come profilo è chiaramente una scommessa per il futuro. Morrone, La Repubblica. Buonasera. Lei ha detto appunto che serve un difensore centrale, si aspettava di averlo magari un po' prima rispetto all'inizio del campionato? E poi, siccome se ne parla molto in questi giorni, Rugani è un tipo di giocatore che le piace o preferisce un profilo più esperto? Come voi sapete, io non falo di giocatori che non stanno nel nostro plantel. Rugani è un buon giocatore, ma non sta qui, non vou falar sobre, come tenho feito sempre, non falo sobre giocatori che non stanno qui. Relativamente à questão do defesa central, a verdade é aquilo que eu afirmei no início. Nós não vamos trazer um defesa central só por trazer. Nós queremos alguém que venha acrescentar qualidade. E tem sido difícil encontrar esse jogador. Agora, se eu preferia tê-lo desde o início, isso é uma questão a que todos os treinadores diriam que sim. Mas devo reafirmar também uma coisa. Está-se aqui a falar da questão do defesa central. Eu tenho total confiança nos centrais que nós temos aqui. Eu tenho total confiança no Fázio, no Jesus e no Mancini e agora no Setín. Não estou preocupado com essa questão, porque acredito nos jogadores que estão aqui. Beh, come ho sempre detto, non parlo di giocatori che non sono qui presenti e che non fanno parte della nostra rosa. Rugani è un buon giocatore, ma non è qui e pertanto ecco, non parlerò di lui come ho sempre fatto. Per quanto riguarda il discorso del difensore centrale, torno a ribadire quello che ho detto poc'anzi, cioè che vogliamo prendere un calciatore che migliori la qualità della rosa e non prenderne uno giusto per aggiungere un tassello alla rosa. Non è stato facile trovare un giocatore di questo tipo. Se avrei preferito averlo dall'inizio della stagione, evidentemente sì, è una domanda alla quale qualsiasi allenatore potendo scegliere risponderebbe affermativamente, ma voglio ribadire che ho piena e totale fiducia nei difensori centrali che ho al momento a disposizione, Fazio, Jesus, Mancini e adesso Cetim, e che questa è una questione che non mi preoccupa proprio perché ho piena fiducia in questi calciatori. Di Carlo, TRS. Fonseca, buon pomeriggio. Oltre al rinnovo di Edin Dzeko è arrivato anche il rinnovo di Nicolò Zaniolo. Ci racconta che giocatore sta scoprendo e che tipo di risposte si aspetta, perché anche recentemente in un'intervista il CT Mancini ha detto che probabilmente è il giovane italiano più promettente di tutti in circolazione. Di Zaniolo? Sì. Zaniolo tem vindo a fare una buona pré-temporada. È un giocatore forte, è un giocatore di qualità. Agora, é um jogador que é jovem, que precisa de entender melhor o jogo,
precisa de evoluir a nível tático, mas é obviamente um jogador de grande qualidade, é um jogador, não tenho dúvidas, vai ser um dos melhores jogadores italianos. Agora, como eu disse, é um jogador jovem, precisa ainda de evoluir, precisa de melhorar as questões do jogo, táticas do jogo, mas é um jogador que obviamente pode ser importante na nossa equipa, já o tem sido durante esta pré-temporada e obviamente que depositamos grande confiança naquilo que vai ser o rendimento dele durante esta época. Sì, Zaniolo è un calciatore che ha fatto un ottimo pre-campionato, un calciatore forte, di grande qualità, è un calciatore giovane che ha ancora bisogno di capire meglio il gioco, soprattutto a livello tattico, ma è un calciatore di grande qualità che con certezza assoluta diventerà uno dei migliori calciatori italiani. Però ecco, come dicevo, è giovane, ha bisogno di crescere, soprattutto tatticamente, ma può essere un giocatore molto importante per la nostra squadra, come già lo è stato e si è rivelato in questo pre-campionato. E sicuramente abbiamo grande fiducia sul suo rendimento nel corso di questa stagione. De Angelis, Rete Sport. Buonasera mister, alcuni tifosi sono un po' preoccupati per lo stile di gioco della Roma, che è reputato molto offensivo. Lei stesso ha detto che è un gioco molto offensivo, molto all'attacco, però la preoccupazione è alcune squadre nel campionato italiano sono molto tattiche, si chiudono molto difensivamente. Allora lei cosa pensa di fare per poter superare questo problema, qualora anche domani il Genoa si comportasse in questo modo? E poi volevo sapere come prosegue il percorso di Justin Kluivert. Acerca do Kluivert, começo pela última pergunta. É um jogador que jovem também, no qual nós depositamos grandes esperanças, que precisa de entender melhor o nosso jogo, mas que está a evoluir e está cada vez melhor. Relativamente ao jogo ofensivo, eu disse aqui desde o primeiro dia que para mim ganhar não chega. E esta questão de sermos uma equipa ofensiva para mim é fundamental. A questão de dominar, a questão de ter a bola, a questão de jogar no meio-campo ofensivo é fundamental para mim. E disso eu não vou abdicar. Conhecendo aquilo que conheço do campeonato italiano, obviamente que acredito que seremos uma equipa que o vai fazer na maior parte dos jogos. E obviamente que temos que estar preparados para, na maior parte das vezes, as situações de contra-ataque dos adversários. Agora, eu quero que a minha equipa seja uma equipa dominante, uma equipa que joga sempre próximo da baliza adversária. Disso eu não vou, obviamente, abdicar. Pode acontecer que perante algumas equipas elas nos obriguem a defender mais, mas eu continuo a dizer, a melhor forma de defender é ter a bola. Conforti, centro-zona. Un attimo. Ah, scusami. Sì, allora parto dall'ultima domanda, quella che riguardava Kluivert, che è un calciatore giovane, un calciatore nel quale depositiamo tutti grande speranza, ma anche lui ha bisogno ancora di capire meglio il tipo di gioco, ma sta crescendo e sta sempre meglio. Per quanto riguarda invece il nostro stile di gioco, io l'ho detto subito dall'inizio, vincere non basta, voglio che la mia sia una squadra dominante, una squadra che abbia il possesso della palla, che giochi nella metà campo offensiva, ecco, e da questo non su questo punto non arretro. Poi ecco, conoscendo anche il campionato italiano, ecco, ritengo che la nostra squadra praticherà questo tipo di calcio nella maggior parte delle partite, quindi dovremo essere pronti a contrastare le situazioni di ripartenza degli avversari. Però ecco, sicuramente voglio una squadra dominante che giochi vicino alla porta avversaria, e penso che lo faremo ecco, molto spesso, tranne in quei casi in cui l'avversario ci costringerà a difenderci di più, però ecco, ritengo sempre che il modo migliore per difendersi è quello di farlo attraverso il possesso della palla. Conforti, centrosuono.
Prego. Buonasera mister. Andreazzoli conosce la Roma e ha un'idea di calcio offensiva e davanti a due calciatori veloci come Kwame e Pinamonti. Volevo chiederle se è preoccupato dalle caratteristiche del gioco della squadra genovana e degli attaccanti rosso-blu. A equipa do Genova no seu todo é uma equipa muito, muito forte. É uma equipa que privilegia as saídas rápidas para o ataque através dos seus dois avançados. Nós estudámos bem o adversário, preparámos bem esse momento do jogo e eu espero sinceramente que a equipa dê uma resposta positiva no momento em que perde a bola para não permitir que eles saiam rapidamente para o ataque. Nós conhecemos bem o adversário, trabalhámos sobre aquilo que é a parte estratégica do jogo e acredito que estamos preparados para dar uma boa resposta, uma resposta positiva perante esta equipa que eu considero forte, uma equipa experiente, mas como eu disse, sinto que a equipa está preparada para responder de uma forma positiva àquilo que vai ser o jogo do Genova. Il Genova è una squadra forte nel suo complesso, una squadra molto abile nelle ripartenze veloci, arrivando rapidamente a giocare sui suoi due attaccanti. Abbiamo analizzato questo avversario e spero e sono convinto domani che la squadra darà una risposta positiva, soprattutto nelle situazioni in cui di perdita di palle, quindi nelle ripartenze avversarie. Dicevo che conosciamo bene questo avversario, abbiamo lavorato bene su tutta la parte strategica, tattica e niente, sono sicuro che domani la squadra è pronta per dare una risposta positiva contro un avversario che è forte ed anche esperto. Facciamo l'ultima, Luca Valdiserri, il Corriere della Sera. Buonasera. Quando lei ha parlato di un difensore centrale di qualità, di esperienza, veloce, a me il primo nome che mi è venuto in mente è Manolas. Che è un giocatore che dalla Roma è stato venduto per necessità, perché la squadra non si è qualificata per la Champions, i bilanci ormai nel calcio sono la cosa più importante. Lei pensa che il suo cammino alla Roma sarà legato necessariamente all'arrivo dei primi quattro, per cui alla qualificazione alla prossima Champions, o pensa che avrà il tempo e la pazienza di poter lavorare su un programma più lungo anche se non dovesse riuscire a raggiungere la Champions League? Sì, l'ultima parte fala che attingere l'obiettivo di regressare la Liga dei Campioni sarà un prerequisito per ficare in Roma o per ficare? Sì, você conseguirà lavorare, il club vai avere tempo. Dar tempo e paciência para trabalhar no largo plazo. Os treinadores vivem de resultados e obviamente que eu tenho que apresentar resultados para satisfazer aquilo que são as ambições da Roma e satisfazer aquilo que são as ambições dos seus adeptos. Eu percebo que a expectativa é alta, mas aquilo que eu posso dizer é que eu estou bastante confiante naquilo que vai ser a temporada da Roma. Depois, os resultados falarão por si. Agora, eu tenho 2 anos de contrato, mais um de opção, e como eu já disse também, eu espero estar aqui na Roma muito, muito tempo. Espero permanecer na Roma durante bastante, bastante tempo. Cioè, gli allenatori vivono di risultati e anch'io dovrò presentare i risultati per soddisfare le ambizioni del club e dei tifosi. So che le aspettative sono alte, ma sono estremamente fiducioso per quella che sarà la stagione della Roma. Poi i risultati parleranno da sé. Ho 2 anni di contratto più uno e, come ho già avuto modo di dire, spero di restare qui alla Roma per molto tempo, molto a lungo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.